Diretto, ma una domanda. Ma sei riuscito chi ha mandato la penicillina? Fleming. Grande premio Nobel. Grande premio Nobel. Cioè, perché? Che sei sicuro che è Fleming? Oh, ma no, Fleming. È la tua risposta definitiva? Se vuoi l'accendo pure, se. Ci vogliamo giocare una cena? Ma giochiamoci questa cena, no? Ok. Quindi tu dici che è Fleming? Io dico che è Fleming. Va bene. Ho vinto. La signora. No, ho vinto la cena. No, la signora. Stai investendo la signora. Così niente. Ho scoperto che pochi sanno che la proprietà per poi fare la penicillina è stata scoperta ad Arzano. Cioè, la penicillina è d'Arzano. Oh, quando mai è Fleming, è conosciuta, ha vinto pure il Nobel. E già te l'ha spiegato rinda la macchina. Non è Fleming. Fleming è stato 35 anni dopo che un certo Vincenzo Tiberio, non so se qualcosa ti dice di Vincenzo Tiberio. Ufficiale della Marina Regge, se non sbaglio. Buona maraviseria, mi stai sconvolgendo. È caldo. Dalle intuizioni, capito? Secondo me mi pigliano poco in giro. Tu vuoi finto tondo, come si vuol dire, fu scemo per non chiamare guerra, parlando di marina militare. In pratica Fleming, esatto, scoprì ben 35 anni dopo la proprietà che si trova nelle muffe per fare poi la penicillina. Perché? Le proprietà antibiotiche. Le proprietà antibiotiche, senti, non faccio mirca. Io portiere sono, ricevuto dopo. Vincenzo Tiberio, che nacque a Sepino, sai, no, nel Molisano, nacque lì a Sepino e poi per studio si trasferì dagli zii che abitavano qui ad Arzano, a Rustam Trasennamo. E c'è in questa struttura un pozzo, o puzza, come dice un amico mio, il pozzo ora è chiuso, che sta dietro di te, tu non stai venendo a me, ma si te gira... Il famoso pozzo dove ci fu la genialata. La genialata di chi? Di quello di Vincenzo Tiberio. Perché? Perché verrete che ogni volta che questo pozzo veniva pulito, in casa tutti che si ammalavano con l'intestino. Quando invece era pieno di muffe, che era sporca, ok, veniva, che si succedeva? Quindi la genialata dice, ma vuoi fregare la muffa? Ma può servire a me, capisce? Vincenzo Tiberio fece proprio una ricerca, ma oltre alla ricerca fece anche le prove, cioè a testare proprio sta cosa, e la pubblicò. Ci fu una pubblicazione che, se qualcuno magari è interessato, può andare agli incurabili, e pare che lì ci sia proprio il libro pubblicato, questo libricino di igiene sperimentale, non mi ricordo preciso nome, e all'epoca le pubblicazioni pare che si facevano in inglese, e così questa pubblicazione però non ebbe tanta fiducia, nemmeno il professore proprio dove lui era assistente, Tiberio, non avette fiducia. Poi sì, è stato capitano, medico della Marina Militare, e mentre lui era militare, chissà, forse Fleming si è trovato per Napoli, o forse ce l'ha portato libero, vabbè, questo lo sto supponendo io. Comunque non si sa come, poi Tiberio morì, e dopo un po' di anni Fleming scoprette la penicillina. C'ha miseria, però facetta cosa ambita, che non pare che facetta dimostrazione, non lo so, a me così mi sta dritto. Insieme mi sembra un americano. Sì, insieme all'amico suo, si spartette un premio Nobel, vabbè, che sono cose, però Fleming ha scoperto la penicillina, no, la penicillina è stata scoperta da Vincenzo Tiberio, quindi ad Arzano, ok, che è vicino Napoli, è stata scoperta la penicillina. Io come sempre vi invito a chi più ne sa, più ne metta nei commenti. Io mo a campagna a Mosca e vi auguro buona storia. A me te? Oui. Ma mo un po' di muffa ce la portiamo a casa. Sta chiuso, puzzo, ma sta chiuso.